Maxi operazione antidroga portata a termine dai carabinieri della compagnia di Urbino, 35 le persone indagate e 11 gli arresti tra le zone coinvolte nel traffico di stupefacenti Fano e Pesaro. Ieri Elly Schlein a Pesaro per la chiusura della festa dell'unità. Lavoriamo, ha detto la segretaria del PD, per riconquistare la fiducia della gente. Un patto di collaborazione operativa tra il comune di Fano e la scuola torna a settembre pedagogico alla Mediateca Montanari di Fano. Saranno ambasciatori delle bellezze di Fano i ragazzi affetti dalla sindrome di Williams che parteciperanno al viaggio in barca a vela sulle rotte della Sicilia. Porteranno con sé copie del film Pescamare di Andrea Lodovichetti, piatti decorati dalla cooperativa Nuovi Orizzonti e pubblicazioni illustrate sulle attrattive fanesi. Ricordi, emozioni e collaborazioni, l'imprenditore fanese Arido Severi ha festeggiato 50 anni di lavoro, circa 300 i partecipanti che hanno celebrato insieme a lui questo storico traguardo. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con l'importante operazione antidroga che è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Urbino, carabinieri che hanno smantellato una rete di spaccio nel nostro territorio. Il servizio è stato curato da Marco Lonigro. 11 misure cautelari e 35 indagati è il risultato di un'operazione antidroga condotta dalla Procura del Tribunale di Urbino insieme ai carabinieri della Compagnia di Urbino. L'indagine, durata più di 2 anni, ha permesso di smantellare una rete di spaccio che coinvolgeva buona parte della provincia di Pesaro e Urbino, sconfinando in quelle di Ancona e Rimini. L'attività era ben organizzata e muoveva in poco tempo grandi quantità di stupefacenti, soprattutto cocaina ma anche hashish e marijuana, una centinaia di migliaia di euro, il giro d'affari calcolato. Sono stati sequestrati, possiamo dire poi dopo, circa 2 kg diciamo così, di cocaina, un po' di meno, anche hashish e marijuana, però ecco la sostanza principalmente trafficata era la cocaina, che come sapete è quella più pericolosa. Durante l'operazione è stata sequestrata una cospicua somma di denaro ritenuta provento dell'attività di spaccio, oltre 150 gli episodi ricostruiti durante le indagini, tra le aree coinvolte i comuni di Fano, Pesaro, Urbania e Fossombrone, ma anche Vallefoglia e Tavuglia. La diffusione delle sostanze ormai è una costante su tutto il nostro territorio, ovviamente. Poi il territorio, la provincia di Urbino è caratterizzata anche da spazi molto ampi, no? Vasti, quindi è anche più insidioso da un punto di vista questo tipo di attività. E quindi qua ritorno al concetto di prima, sono stati molto bravi le forze dell'ordine a ricostruire tutta questa attività, nonostante le dimensioni del territorio molto ampie e la possibilità di occultare la sostanza in tanti posti. Sono uomini di età compresa tra 25 e 45 anni, gli 11 destinatari delle misure cautelari per detenzione ai fini di spaccio, tutti di diverse nazionalità, principalmente italiana, marocchina e macedone, residenti nella provincia di Pesaro Urbino, a parte 2 residenti a Rimini, 6 sono in carcere, 4 domiciliari e 1 avrà l'obbligo di firma. A contribuire all'indagine i carabinieri del comando provinciale, la compagnia carabinieri di Riccione e il nucleo cinofili di Pesaro. Sono molto soddisfatto perché chiaramente è un'indagine che è stata portata a conclusione, è stata gestita prima che ci fossi io qui, però ecco, dimostra la professionalità molto elevata dei carabinieri, il risultato ottimo raggiunto grazie proprio alla sinergia e al coordinamento della Procura di Urbino. Ovviamente la premessa che va sempre fatta, queste persone attinte da misure cautelari sono sempre presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. I carabinieri forestali invece hanno scoperto un traffico illecito di uccelli da richiamo per la caccia. Le indagini hanno consentito di accertare a carico di un allevatore residente in provincia di Ancona la presenza di 43 uccelli da richiamo, tordi, merli e cesene, che risultavano detenuti abusivamente poiché identificati da anelli sulle zampe manomessi e alterati nella loro forma e nelle dimensioni. I successivi controlli hanno permesso di accertare anche la vendita illecita di 41 uccelli da richiamo a 5 cacciatori
Mignari. Un giro d'affari annuo di 20.000 euro, considerato che l'allevatore risultava commercializzare circa 200 esemplari a un prezzo compreso tra i 50 e i 200 euro ciascuno. Inoltre, con l'aiuto di un veterinario, è stato accertato che numerosi volatili venivano costretti a vivere in gabbiette di dimensioni non idonee perché non riuscivano a volare ed erano contaminate da escrementi. L'allevatore è stato denunciato per i reati di maltrattamento degli animali, detenzione e commercio di fauna selvatica, contraffazione di sigilli di Stato e frode nell'esercizio del commercio. Ora rischia pene che vanno da 1 a 5 anni di reclusione. E adesso la politica. Ieri tappa a Pesaro per Elly Schlein in occasione dell'ultimo giorno della Festa dell'Unità. Allora vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Questa bellissima partecipazione. Cala il sipario sulla Festa dell'Unità a Pesaro. Ieri, nell'ultimo giorno dell'evento regionale, è salita sul palco di Baia Flaminia la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Nonostante il caldo, non è mancato il bagno di folla, così come non sono mancate le strette di mano e i tanti selfie. Proviamo a riconquistare le persone che hanno deciso di non votare alle ultime elezioni, ha detto la segretaria del PD dal palco di Baia Flaminia a Pesaro. Portiamo avanti, dice Elly Schlein, temi e valori che sono propri alla sinistra. Devo dire che in tutte le occasioni dove stiamo andando a incontrare le persone si respira una nuova speranza. L'abbiamo vista riaccendersi anche nella bella campagna elettorale che abbiamo fatto alle europee, attraversando il paese con 138 tappe, e non si è fermata. Anzi, forse si è resa ancora più solida dopo quei risultati ottenuti sia alle elezioni europee che alle elezioni amministrative. Tante vittorie importanti con nuovi sindaci e nuove sindache che sapranno fare il bene delle loro comunità. Schlein interviene a gamba tesa sul tema della sanità pubblica distrutta, secondo la segretaria del PD, dal governo Meloni. Poi riflessioni anche sul salario minimo e sull'autonomia differenziata, una riforma che spacca in due il paese, dice Elly Schlein. Devo dire che la sanità pubblica, la scuola, il lavoro, le politiche industriali che mancano purtroppo oggi a questo governo e a questo paese, di cui invece si sente un bisogno per far ripartire l'economia, sono proprio le tematiche su cui abbiamo deciso di ricostruire fortemente questa identità, sicuramente tenendo insieme i nostri valori. I valori fondamentali, i diritti sociali e civili che per noi sono inscindibili e tutto ciò che affonda le radici nella nostra Costituzione repubblicana antifascista. Tra i temi trattati anche l'emergenza climatica, gli alluvionati di questa zona, dice la segretaria del PD, aspettano i ristori promessi dal governo Meloni. Abbiamo avuto delle alluvioni molto pesanti, peraltro pure in questa provincia, e dopo un anno stiamo ancora aspettando di vedere i ristori che erano stati promessi al 100% da Giorgia Meloni, che non sono arrivati. Non è negando l'emergenza climatica che sosterremo i territori e che sosterremo le imprese e gli agricoltori, ma se mettiamo in campo tutte le risposte e le risorse che servono per accompagnarli nei cambiamenti necessari. Segretaria. Ciao Gaspar. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, 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 alla prossima. Grazie. Passata la pausa estiva, tra poco alle ore 21 circa, il Movimento 5 Stelle di Fano si riunisce ed apre le porte ai cittadini nella saletta di Via Nolfi 118, a lato dell'ingresso della sala del Consiglio Comunale. Verranno trattate tematiche locali e non solo. Cambiamo argomento. Presentazioni, laboratori, letture, conferenze e seminari. Da oggi fino al 26 settembre torna Settembre Pedagogico, un appuntamento, un evento che ha l'obiettivo di creare una forte sinergia tra il Comune di Fano e le scuole del territorio. Filippo Pucci. Fano prende il via alla Mediateca Montanari dal 2 al 26 settembre l'ottava edizione di Settembre Pedagogico, l'appuntamento del Comune dedicato alle scuole fanesi. Assessore Maghernino, di che cosa si tratta? Nata come iniziativa nel 2017 per mettere in collegamento le scuole con il territorio. È un'iniziativa organizzata sia dall'assessorato ai servizi educativi, ma anche dall'assessorato alla cultura, l'assessore Tarsi,
e anche in collaborazione con la città dei bambini, l'assessore Manocchi. E lo scopo è quello proprio di creare un collegamento con tutta la comunità educante, perché è una comunità fatta non solo dei docenti, degli insegnanti e anche con a servizio il comune, ma anche tutti gli enti e le associazioni che lavorano qui sul territorio, sempre per creare questo momento di formazione. Sono previsti ben 17 appuntamenti che si articolano in workshop, incontri, seminari, rimostre e anche presentazioni di libri, per dare spazio un po' a tutti questi, questi soggetti che lavorano e interagiscono nell'ambito dell'educazione nel nostro territorio. È aperta anche a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Quali sono invece gli appuntamenti di questa edizione e dove si può consultare il programma completo? Del programma avremo una mostra di libri in lingua straniera, una mostra nazionale, una mostra di oltre 100 libri, tante lingue diverse, che si potrà visionare negli spazi della Mediateca Montanari. Insieme alla mostra avremo vari workshop, quindi momenti di laboratorio dove le insegnanti, ma anche il pubblico interessato a questi temi, potranno partecipare dopo essersi iscritti, però incontri appunto dedicati all'ambiente, dedicati all'alfabetizzazione informativa e all'alfabetizzazione digitale, dedicati all'Europa, al museo presso il Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. Poi una serie di conferenze, temi saranno quelli dell'inclusione, in particolare le iniziative a cura della GFI. La terza parte del programma invece è dedicata alla presentazione dei libri rivolti a tutti. I temi che tocca questo settembre pedagogico sono in particolare la pace, l'ambiente e la consapevolezza. Sono tanti gli incontri dedicati all'alfabetizzazione informativa e digitale. Il programma è possibile visionarlo sul sito del sistema bibliotecario del Comune di Fano, oppure è possibile venire a prendere una copia cartacea presso la Mediateca Montanari. Ci spostiamo al Circolo Velico di Sassonia, dove è stato presentato il secondo viaggio didattico terapeutico in barca a vela, organizzato dall'Associazione Sindrome di Williams con il sostegno del Comune di Fano, del Panatron Club e dell'Avis, che ha contribuito alla raccolta dei fondi. Un gruppo di 6 ragazzi formeranno l'equipaggio del catamarano Bali 48, guidato dallo skipper Francesco Savelli, che da Catania approderà nelle più belle località della Sicilia. Massimo Foghetti. Andrea, lei ha definito questa iniziativa come una rotta verso l'autonomia. È lo scopo questo del secondo tour, questa volta si andrà in Sicilia. Sì, è esatto, lo scopo è proprio quello, l'idea è quella, l'iniziativa è quella. Noi dobbiamo pensare che noi genitori non siamo eterni, quindi dobbiamo cercare di preparare questi ragazzi per la vita al dopo di noi, quando non ci saremo più. E quindi è importante farli prendere delle iniziative, farli vivere la vita di oggi come da loro, solo da loro. E questo è un modo per noi per provarli a istigare a trovare questa loro autonomia. Questa è la seconda esperienza. Come è andata la prima? È andata molto bene. La prima l'abbiamo fatta l'anno scorso, abbiamo circonnavigato le Eolie, quest'anno ritorneremo in Sicilia grazie anche alla collaborazione di un'associazione di volontariato di Siracusa, Sicilia per tutti, e faremo la costa orientale della Sicilia. È andata bene, anche non è stato tutto idilliaco, ma era giusto che era così, perché il primo giorno i ragazzi entusiasti andavano tutti d'accordo eccetera, poi il secondo giorno, quando sono cominciati ad arrivare gli impegni, le difficoltà, si sono cominciati a creare dei piccoli attriti, delle piccole cose, ma ci stavano, dovevano tirare fuori il loro carattere e avere la loro personalità, quindi anche questo è uno scopo di questo progetto. Quale sarà il percorso e cosa faranno questi ragazzi? Allora, il percorso parte appunto da Capo d'Orlando e andremo con il primo gruppo alle Eolie. E farò un giro delle Eolie a queste famiglie, il che ci permetterà poi il venerdì di prendere l'imbarcazione, fare il periplo dello Stretto di Messina e arrivare a Marina di Riposto, che è la città di Giarre, praticamente sotto Taormina. Il sabato mattina ci sarà un cambio di equipaggio,
saliranno a bordo i ragazzi disabili, salirà a bordo la mia famiglia, mia moglie, e che mi daranno una mano a portare questa imbarcazione fino a Siracusa e riportarla poi fino a Messina. A Messina sbarcherò tutti e riporterò io personalmente la barca da Messina a Capo d'Orlando, perché è una barca a noleggio e quindi va riportata alla compagnia di navigazione. Quali saranno i compiti dei ragazzi a bordo? I compiti dei ragazzi a bordo sono principalmente di quando si mangia, tenere in ordine, quindi bisogna apparecchiare, bisogna pulire. Ognuno di loro ha una sua cabina, ognuno è responsabile della propria cabina, del proprio bagno, e vanno tenuti in ordine e puliti. Ovviamente non mi potranno aiutare per quanto riguarda le manovre in banchina, perché non è sicurezza, e quindi staranno comodamente seduti in barca. Questa è un'imbarcazione, un catamarano, l'ho scelto perché non ha le manovre appoggiate in coperta, quindi è fruibile da tutte le persone che non sono pratiche di una barca a vela e quindi possono camminare tranquillamente sulla coperta dell'imbarcazione. La coperta è praticamente il piano calpestabile dell'imbarcazione e quindi per loro è assolutamente sicuro. Ho avuto prova l'anno scorso, l'anno scorso è stata veramente una scelta giusta, e quindi l'ho replicata quest'anno nello stesso tipo di imbarcazione, solamente con una cabina in più, perché abbiamo due persone in più. E a proposito di mare, con le prossime immagini girate da una nostra reporter di strada, vi facciamo vedere lo spettacolare avvistamento di un gruppo di delfini a 4 miglia dalla costa, all'altezza di Sassonia. Sono qui sotto. C'è un grosso. Guarda! E adesso la musica con il 51esimo incontro internazionale polifonico Città di Fano, che si svolgerà fino all'8 settembre. Sentiamo i dettagli nell'intervista realizzata al direttore artistico del festival. L'idea è stata quest'anno dedicarlo al tema del femminile nella musica, però per il futuro l'idea è quella proprio di dare ogni anno, rimanendo in ambito corale, rimanendo in ambito di una coralità internazionale, italiana, di coinvolgere tanti cori a Fano, però di poter dare un momento di riflessione a tutti, ogni volta, ogni anno, un tema nuovo. E per questo motivo, dopo alcuni concerti che sono legati al concorso Fanum Fortune, che è un concorso dell'anno scorso, che celebrava i 50 anni del festival, e che sono concerti premio, cioè i primi premi dell'anno scorso vengono chiamati. Il 2 di settembre celebra invece un anniversario importante per il gruppo di Gregoriano del Conservatorio di Pesaro. Poi invece dal 4 fino all'8, a domenica 8 mattina, abbiamo concerti dedicati al tema del femminile, quindi abbiamo o cori diretti da donne, o cori femminili, o musiche scritte da compositrici. Avremo quindi un concerto per coro orchestra con la presenza anche di una poetessa, Alessandra Carnaroli, proprio sul tema, il 4 di settembre, sul tema della donna, anche delle donne violate, quindi sarà un concerto molto, molto intenso. Poi avremo un quartetto francese il giorno dopo, il giovedì, è un quartetto francese femminile. Poi avremo due cori giovanili diretti da due donne, Serena Marino e Deborah Bria, il venerdì. Il sabato una giornata, una maratona corale dedicata a cori diretti da donne che arrivano da tutta Italia. Sono 8 cori e invaderanno il centro di Fano sabato sera, il 7 di settembre, ma nel pomeriggio ci sarà un momento di riflessione con 10 direttrici di varie età, varie esperienze e varie provenienze geografiche, tutte italiane, che parleranno del loro rapporto con la musica e delle difficoltà o delle peculiarità dell'essere donna che fa musica in modo professionale. Chiuderà tutto questo invece domenica 8 una masterclass per direttore di coro del direttore Buracco Nurero
Erdem, un direttore turco che arriva dalla Turchia, un docente importante, e un concerto per coro orchestra con l'orchestra Rossini, il gruppo UT e altri 100 coristi che dedicherà il concerto finale del festival a Puccini, all'anniversario di Puccini, con l'esecuzione della Missa di Gloria. E grande festa ieri alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove l'imprenditore Arido Severi, oggi editore di Fano TV e titolare di tre supermercati, ha celebrato 50 anni di attività, di lavoro. Il brano È già di Vasco Rossi ha fatto da sottofondo all'arrivo della torta dedicata ad Arido Severi, l'imprenditore fanese che domenica 1 settembre ha celebrato 50 anni di lavoro. Circa 300 le persone presenti alla cooperativa Tre Ponti che hanno festeggiato il titolare, il collega, il familiare, l'amico. La serata è iniziata con le testimonianze di chi ha condiviso con lui tutto e in parte del percorso personale e professionale. Tra abbracci, ricordi ed emozioni c'è chi ha letto un pensiero, chi ha consegnato un riconoscimento, chi ha raccontato aneddoti e chi delle diverse collaborazioni, descrivendo Arido come una persona capace, umile, da prendere come esempio di vita. La sua carriera è iniziata nel 1974, quando all'età di 14 anni ha cominciato a lavorare come operaio, per poi passare nel mondo dell'edilizia nel 1980 e seguito un altro ed importante cambio di passo con l'inaugurazione del Conad Flaminio in Via Togliatti. C'erano tanti soci, una bella esperienza, ma anche un notevole investimento, perché quella volta facevo l'operaio, l'anno prima mi sono sposato, quindi non è che navigavi tanto economicamente parlando. Quindi con un bel discreto mucchietto di sacrifici abbiamo, con altri molti miei soci, quella volta c'era la cultura non del dipendente e imprenditore, erano molto sociali le cooperative, quindi questa esperienza e questa energia, e si è aperto questo supermercato, il Conad Flaminio, 8 maggio 1988. Nel 99 poi è stato aperto quello di Sant'Orso e nel 2017 quello di Lucrezia. L'anno successivo Arido è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro. Notevole anche la sua attività in campo sociale e solidale, in particolar modo verso i portatori di handicap e i disabili, tanto da essersi procurato la stima e la riconoscenza della comunità farese presso cui vive. Speriamo di trasmettere quello che è arrivato a me con questa riconoscenza, perché è arrivata che comunque avevo già 42-43 anni di lavoro. Questo riconoscimento, quando è arrivata, mi ha emozionato tantissimo, anche perché io 50 anni, lo dicono un po' da solo, ho puntato tutto sul mondo del lavoro, a parte la famiglia, grazie a Leo, quello che era core, ma il mondo del lavoro per me è tutto. Avere questo riconoscimento è da un lato una responsabilità, cercando di trasmettere ai giovani una cosa che è bella. Perché oggi il mondo del lavoro è un po' cattivo e non è tutto bello. Ci sono anche delle belle esperienze, i ragazzi che lavorano con noi, secondo me, non tutti, ma ci sono delle belle esperienze. Io ho l'onore, l'onere di trasmettere, diciamo, che ci sono degli obiettivi, dei traguardi che possono essere raggiunti. Questo riconoscimento per me è stato un grossissimo traguardo. E rubo una frase a un mio collega che quel giorno è stato, diciamo, insignito di questa onorificenza, dicendo: sai, perché dopo 40 anni e oltre di lavoro uno comincia a essere stanchino. Ti fanno un riconoscimento di questo genere, sei felice e contento, ma prendi anche una bella ricarica verso il futuro e devo ammettere che è così. Sempre tenace ed instancabile, Arido continua a collaborare con la cooperativa Tre Ponti, di cui è socio dal 1988, ed a sostenere le iniziative del nostro territorio. Dal 2022 è editore di Fano TV insieme ad altre 8 persone. E cosa hai imparato in questi 50 anni, Arido? Tutto. Ho imparato a vivere. Io spero vivamente di essere rimasto sempre quello. Penso che, a parte 2 o 3 persone che hanno gravitato in questo mondo, nessuno mi abbia chiamato Severi. Anzi, forse moltissimi non lo sanno manco che faccio Severi, mi hanno chiamato solo Arido. Suppongo che sia anche un segno, diciamo, di rapporto, di vicinanza che c'è in questa cosa. E cerco di trasmettere ai nostri ragazzi tante piccole cose. Parliamo di tutto, io con i miei colleghi, con i miei ragazzi parliamo di tutto, parliamo da problemi familiari, da morosini, morosoni, parliamo di tutto. Quindi secondo me il lavoro mi ha trasmesso questo, un bagaglio di esperienza e di professionalità che egoisticamente, perché potrei darne di più agli altri, un pochino cerco di trasmettere agli altri, soprattutto ai giovani.
Per i prossimi anni che cosa ti auguri? Auguro che la nostra azienda continui a essere quella che è, un'azienda solida, ben inserita nei territori di appartenenza che è Fano e Lucrezia Cartoceto, perché siamo in queste due zone. Auguro ai miei collaboratori di crescere, perché che sono ancora qua, però in futuro mi auguro che i ragazzi mi rendano orgoglioso di quello che, non perché per forza devono fare quello che ho fatto io, diciamo di proseguire questa bella esperienza che secondo me abbiamo. E adesso lo sport, altri titoli internazionali juniores per le Marche delle Bocce e campionati europei giovanili che si sono disputati a Innsbruck. Due erano le atlete marchigiane convocate in nazionale ed entrambe sono andate a medaglia, conquistando un oro e un argento. La sedicenne Sofia Minardi della bocciofila metaurense di Calcinelli si è laureata campionessa d'Europa juniores nella specialità della coppia mista insieme alla calabrese Ivan Corina. Ha conquistato la medaglia d'argento invece Sofia Pistolesi della bocciofila Morrovalle. Sofia è detentrice del record del mondo di tiro di precisione e proprio in questa specialità è stata schierata dai citi azzurri. Nel match decisivo ha affrontato la francese Vandenberg. È mancato un solo bersaglio in più alla Pistolesi per conquistare l'oro. E sta ormai entrando nel vivo il precampionato della Smart System Fano, che dopo due settimane di intenso lavoro sosterrà i primi allenamenti congiunti. Si comincia mercoledì con la sfida di Civitanova contro la Cucina Lube di Superlega. Stiamo imparando a stare insieme, ha affermato la guida tecnica Mastrangelo, e a creare una certa mentalità di lavoro oltre a un sistema di gioco. La squadra è nuova e ci stiamo conoscendo. Per adesso sono molto contento del lavoro svolto. Sabato prossimo, poi alle 18:15, i tifosi virtussini potranno ammirare i propri beniamini al Palace Allende nel test contro i pari categoria di Portoviro. Da questo allenamento congiunto, ha concluso il coach virtussino, riusciremo a capire a che punto siamo e come stiamo, confrontandoci con un avversario che poi ritroveremo in campionato. Ed ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Rosanna Cleri e Luciano Vedovi, residenti a Fossombrone, che ieri hanno festeggiato 56 anni di matrimonio. Congratulazioni a questa coppia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e seguire uno speciale dedicato alla cooperativa Facchini di Fano, che ha celebrato 50 anni di attività. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata sul canale 19 di Fano TV.